Ieri allo stadio Palmintelli è andato in scena il recupero della seconda giornata di eccellenza gironea tra la Nissa e l'Oratorio San Ciro e Giorgio Marineo. La partita si è conclusa con il risultato a reti inviolate di 0-0, ma con due espulsioni per parte che hanno movimentato la partita. La Nissa ha provato a fare la partita, ma la compagine palermitana ha tenuto botta fino alla fine. Per i biancoscudati di Mister Settineri si tratta del primo punto conquistato in campionato dopo le due sconfitte subite in trasferta da Casteldaccia e Akragas. Dato da non sottovalutare, l'attacco ancora a bocca asciutta, con la casella dei gol in campionato ancora a zero. Abbiamo ascoltato i tifosi prima del match, dove ci hanno raccontato i loro pensieri, umori e sensazioni per la stagione in corso. Quest'anno la società è nuova, dopo questi ingressi di queste nuove persone, tra cui il presidente Iacona, ci aspettiamo un campionato tranquillo. Noi speriamo di fare il prossimo anno il salto di categoria, ma quest'anno il riassetto della squadra, diciamo, deve essere sistemato. Ma si aspettano, diciamo, tanto perché la Nissa, diciamo, che è blasonata nella regione Sicilia, e quindi sai benissimo che dalla Nissa si aspettano tutti tanto. Però è una società costruita tra l'Atletico Nissa e Nissa, abbiamo fatto la fusione e quindi siamo in costruzione. Però diciamo che la società è bella solida e ci saranno molte aspettative. Diciamo che ci aspettiamo quantomeno di vedere una squadra viva con del gioco e poi i risultati pian piano penso che arriveranno. È una squadra ricostruita, quindi vogliosa di fare bene, con una nuova dirigenza, a capo un'ottima persona, l'avvocato Iacona, e speriamo che incominci il lavoro svolto fino adesso a dare i suoi frutti. Ci auguriamo sicuramente che sarà un bel campionato, nonostante le prime due partite con partenza falsa, però stiamo rispondendo bene. Siamo ritornati al Palmindelli come vecchi tempi, presto ritorneremo a Pian del Lago, speriamo che anche la squadra si comporti adesso bene, cominciando a fare punti.